si è fermato diversi cavalcavia finché arrivammo all'ultimo cavalcavia prima dell'uscita di Cesena, a 5 km dall'uscita di Cesena. Da sopra, dal cavalcavia, calarono una borsa. Ricordo di aver tirato il freno a mano dell'auto. Mentre tiravo il freno a mano ho sentito dei grandi spari. Mi sono ritrovato in ginocchio dietro sul montante della ruota posteriore sinistra con la mia pistola in pugno che sparava una figura che stava risalendo la scarpata, una figura con un qualcosa di chiaro, un giubbotto, un impermeabile, qualcosa di chiaro. Nel frattempo sentivo un fragore pazzesco di colpi. Questa persona scompare, finiscono i colpi, non spara più nessuno. Mi alzo in piedi, guardo l'ada di Campi, era tutta sporca di sangue sulle gambe. Mi affaccio davanti e vedo il corpo di Antonio Mosca riverso con lo sportello aperto e lui riverso su entrambi i sedili, e la cosa che noto subito è che aveva un foro qua, nello zigomo, mi sembra, a sinistra. Ed era inerme, non si muoveva. Ha chiamato i colleghi della sala operativa, ha detto: guarda, è successo un fatto grave, c'è stata una sparatoria, Mosca è grave. Mosca era in fin di vita perché aveva un buco in faccia, 7 colpi, tutti, aveva giubbotto antiproiettile, ma i colpi sparati dall'alto gli sono entrati tutti dal collo. E abbiamo fatto una promessa, abbiamo detto: noi non smetteremo mai di fare il poliziotto finché non avremo preso chi ti ha sparato, chi ti ha ridotto così. La banda della Uno Bianca, il 24 e il 25 giugno alle 21:50 su History Channel.